Hai bisogno di lavorazioni di ferro battuto per cancelli, recinzioni e serramenti? Sergio Faccio Russo. Il nome è l'officina giusta per non avere rimpianti. Precisione e competenze le puoi trovare a Manfredonia. Telefono 338 8962 300. Problemi all'impianto del gas, al camino, alla stufa a pelle, al condizionatore? Salvatore De Michele, la soluzione è sicura e tempestiva. Recati presso la sede in via Aldo Moro 39 a Manfredonia o chiamalo al 368 34 32 022, anche per la verifica all'impianto prevista dal regolamento comunale. L'arredamento classico e moderno, sempre di altissima qualità. I migliori marchi sono a Manfredonia da Arredamenti Baldassarre, da 35 anni sinonimo di cortesia e di competenza. In via Giuseppe Di Vittorio 167 e Corso Manfredi 161 a Manfredonia. La frutta 5 stelle la trovi solo da Saverio e Michele Totaro, in via delle Antiche Mura 273 a Manfredonia. Da sempre frutta di altissima qualità, scelta dall'attenta famiglia Ianima Bell. Un nome, una garanzia. La grafica, la cartellonistica, le stampe, tutto quanto serve ad impreziosire il tuo marchio te lo realizza Wolf Pubblicità. Andrea inventa sempre la soluzione migliore per valorizzare la tua attività. Vieni a trovarci in Viale Miramare 30 a Manfredonia. La serietà, la puntualità e la competenza. Elvio Colletta, agente procuratore di Unipol SAI. Assicurazioni a Manfredonia, in via Santa Restituta 1. Recapiti telefonici direttamente allo 0884 583923 e 349 403180. Elvio Colletta, il tuo agente di fiducia. Amici di Manfredonia TV, buon pomeriggio e benvenuti al 19° appuntamento di Parlando di Sport, About the Sport, come direbbero gli anglosassoni, per parlarvi di Manfredonia Calcio e dell'ultimissima novità, la notizia di questa mattina che ha messo un po' in subbuglio tutto l'ambiente sportivo e non solo, davvero ne sta parlando anche tutto il web e soprattutto quella parte di web che si occupa del girone H della Serie D. Adesso daremo in maniera più esaustiva la notizia, però davvero sembra che il Manfredonia sia nel caos, il Manfredonia Calcio. I ragazzi non prendono stipendi e da questa settimana pare non si siano allenati. Per certo venerdì pomeriggio non si sono allenati perché siamo andati a guardare e non c'era nessuno. Adesso non sappiamo se stamattina hanno fatto la rifinitura e il presidente Sdanga ha detto che sta in un momento di riflessione personale. Avremmo voluto il direttore generale Luigi Miccoli, che però è stato preso da un impegno e non è potuto partecipare, quindi c'è una situazione
Adesso io ne discuterò anche con i miei ospiti, perché non è certo un fulmine a ciel sereno, comunque era nell'aria, si sapeva che la situazione non era proprio di quelle migliori, però si pensava, come negli altri anni, che comunque si riuscisse a finire la stagione. Invece a quanto pare non è così, e vedremo adesso che cosa succederà nei prossimi giorni, anche perché devo dire che i ragazzi sono stati anche bravi a non creare problemi, perché lo hanno fatto nella settimana in cui non c'è la gara ufficiale, perché adesso domani non si gioca in pratica, per dare la possibilità ai ragazzi convocati nella nazionale di Lega Dilettanti, che disputa il campionato di Viareggio, di farsi la propria esperienza a Viareggio. Quindi il campionato si ferma per una settimana e saranno anche sospese le gare che vedranno coinvolte la nazionale di Lega Dilettanti, o meglio le squadre che avranno i ragazzi nella nazionale potranno non disputare il match anche nelle prossime giornate, se la nazionale ovviamente dovesse andare avanti. Quindi i ragazzi, dicevo, del Manfredonia Calcio hanno almeno cercato di non recare troppi danni dal punto di vista tecnico e di classifica, muovendo questa protesta nella giornata in cui non c'era campionato. Ma adesso voglio discutere anche con i miei ospiti di queste cose. Vi presento subito Antonio Castriotta, ormai un ospite fisso di Parlando di Sport, e per questo davvero lo ringraziamo. Grazie. Ciao Antonio, e grazie dell'invito. Un saluto a tutti i nostri telespettatori. E io non posso sfuggire degli avvocati, perché comunque dopo l'avvocato Castriotta devo presentare anche l'avvocato Onorino Di Sabato, ma è qui soprattutto come grandissimo opinionista e fra i maggiori cultori, devo dire, della Manfredonia Sportiva. Grazie. Quando dici grandissimo, ovviamente ti riferisci all'età. No, riferisco a tutto quello che hai fatto e che farai ancora per il Manfredonia Calcio, perché sta... Grazie, buonasera. Per la tua amatissima Manfredonia Calcio. Allora, Antonio, io ho detto non è un fulmine a ciel sereno, perché sapevamo comunque, lo sapevamo che l'anno scorso, due anni fa, che comunque non c'è una situazione tranquillissima, però si pensava che, come gli altri anni, anche quest'anno si riuscisse a sbarcare il lunario, si riuscisse ad arrivare fino alla fine della stagione. Invece tu che idea ti sei fatto? Che cosa è successo? Intanto io invito la regia a mandare proprio il titolo della Gazzetta del Mezzogiorno, che è un po' sollevato il coperchio e fatto bollire tutto quanto. Sì, Antonio, credo che... Eccolo qua l'articolo della Gazzetta. Manfredonia nel caos, niente stipendi, in queste condizioni non si può continuare, hanno detto i ragazzi. E tempestiva è stato Michelangelo Guerra a pubblicarlo, perché comunque il comunicato è stato inviato direttamente alla Gazzetta. Sì, di questa situazione ne ero a conoscenza, ma credo che tutti fossero a conoscenza del fatto che da parte della società non vi fosse molta puntualità nel corrispondere poi gli stipendi a questi calciatori, questo per le vicissitudini economiche che hanno sempre afflitto la società. D'altronde disputare un campionato di Serie D non è mai semplice dal punto di vista economico, anche alla luce del fatto che il presidente Antonio Sdanga ci mette del suo, confidava poi nel sostegno del contributo economico versato dal Comune, che quest'anno è stato parzialmente sospeso. C'è stato l'apporto dell'avvocato Miccoli e di qualche altro socio. Io non so qual è la misura dell'apporto dei conferimenti che questi soggetti hanno fatto nel corso della stagione. Credo che per tenere una squadra in Serie D occorrono degli ingenti investimenti. Si parla di circa 250.000 euro come minimo, non so se tutti insieme si riesca poi a raggiungere questo importo. E chiaramente ogni anno il Manfredonia ha avuto questa tipologia di problema. Noi lo sapevamo dall'inizio del campionato che questa società avrebbe avuto difficoltà a corrispondere regolarmente gli stipendi ai calciatori, come è stato anche l'anno scorso, soltanto che poi l'anno scorso in qualche modo si è riuscito ad onorare gli impegni e quindi i calciatori sono stati regolarmente pagati, salvo un unico calciatore, che è D'Ambrosio, che poi se non erro ha
ha posto in essere un'avvertenza nei confronti della società, che poi è stata in qualche modo risolta, in quanto che è stato regolarmente pagato, si è raggiunto un accordo. Anche se ci costerà un punto in classifica. Ci costerà un punto in classifica. Io mi immaginavo che si arrivasse a tanto, l'ho scongiurato questo pericolo, perché tu ne sei testimone tantissime volte nel corso delle nostre trasmissioni, abbiamo auspicato che soggetti, imprenditori e tutti coloro che avessero a cuore le sorti di questa società venissero fuori e dessero in qualche modo un contributo, evitando i personalismi che caratterizzano questa città, perché poi quando si deve mettere in mano al portafoglio, ciascun soggetto vuole un ruolo di primo ordine all'interno della società, sappiamo benissimo, metto dei soldi, però sdanga, si deve fare da parte, non ho peli sulla lingua, è questo quello che si dice in giro. Chiaramente non è facile per un presidente che ha tenuto in mano questa società dall'eccellenza, portandola in Serie D, quindi sono 5 anni circa, 4-5 anni, accettare l'idea che possa subentrare qualcuno e farsi da parte, quindi ci vogliono anche dei modi, delle cautele appropriate per potersi relazionare, caso, diciamo, a chi svolge le funzioni di presidente. Quindi, scusa Antonio, poi giusto per completare, chi subentra di solito si vuole sempre occupare del nuovo, mai mettere mano pure al pregresso, che è appunto sempre quello che frena i subentranti. E anche perché questa società ha dei debiti, è inutile nasconderlo, e in qualche modo si era sempre riusciti a tamponare grazie, ripeto, al contributo cittadino. A questo punto la notizia è una notizia bomba, è inutile negarlo. Ed è una notizia per certi versi devastante per chi come noi e tante altre persone, sia di Manfredonia, ma c'è gente che anche vive fuori Manfredonia, che segue il Manfredonia, è molto legato al Manfredonia Calcio. Quindi è una notizia devastante perché, chiaro, se non si troverà una soluzione nel breve, faremo la fine di quelle società che si smembrano, cioè i calciatori chiaramente non allenandosi non potranno più proseguire con il Manfredonia Calcio, quindi non so che cosa ne verrà fuori. Io auspico in realtà che dopo quello che è apparso sui giornali, il sindaco di Manfredonia, che è stato uno dei più grandi tifosi del Manfredonia, e l'ha portato alla ribalta nazionale, quindi portandolo sino alla prima divisione, in qualche modo intervenga, perché il Manfredonia Calcio è un patrimonio della città, quindi non soltanto di Sdanca, e quindi riesca in qualche modo a captare l'interesse di quelli che poi a Manfredonia sono imprenditori, hanno capacità, anche se è un periodo difficile dal punto di vista economico, però io credo che con un piccolo sforzo si possa in qualche modo aiutare Antonio Sdanca a regolarizzare il pagamento delle pendenze nei confronti di questi calciatori, che vanno senz'altro elogiati perché hanno profuso il massimo dell'impegno da quando sono arrivati qui, hanno effettuato la preparazione estiva, hanno fatto un campionato più che dignitoso, e quindi credo che debbano essere retribuiti come è previsto. Onorino, te l'aspettavi? Poi tutto sommato l'anno scorso è vero che c'erano Rotice e Vitulano a dare una mano al presidente Sdanca, però quest'anno è arrivato Miccoli, che pare abbia dato il suo importante contributo. Mi risulta che Rotice si sia defilato, però Vitulano credo che ci sia, è arrivato Energas, cioè non, c'è qualcosa che non torna alla fine. Che cosa può essere successo? Anche perché comunque un atteggiamento del genere scolla un po' pure il rapporto fra dirigenza e calciatori, perché comunque il primo bersaglio in questi casi è il presidente da parte dei calciatori. Allora, innanzitutto io sottolineerei una cosa molto importante. Io darei un grosso grazie a questi calciatori, che stanno dimostrando veramente di essere seri e attaccati ai colori. Perché dal momento che la situazione è pregressa, cioè in pratica già da qualche tempo si sta verificando questo status, e hanno continuato a lavorare bene. La dimostrazione più lampante è quella di domenica scorsa, che hanno profuso veramente il massimo delle energie e hanno conquistato un punto addirittura in casa della capolista. Fatta questa premessa, io ho assistito a più di una riunione di
qualche conferenza stampa che il Presidente ha tenuto giù al campo e varie. E in quella occasione, quando appunto si diceva che le cose non andavano in un certo modo, che più o meno si paventava una crisi, il Presidente faceva capire che non aveva supporti, voglio dire, tutti si mettevano in mostra, davano contributi, ma solo a chiacchiere, ma in effetti nessuno concretamente si presentava. E infatti in quella occasione, la penultima alla quale ho assistito, Antonio Sdanga diceva: io sono qui, se c'è qualcuno che mi vuole sostituire, parlava proprio in questo modo, sono disponibilissimo, ci sono problemi, venga qui, mi dica chi è e che cosa vuole fare. Non c'è stata risposta. Ad ulteriore indagine che poi ho effettuato, ho sentito più o meno quello che gli altri contestano e criticano nel comportamento di Antonio. Dicono che in effetti non ci vedono chiaro, nel senso che non c'è una contabilità che possono verificare dalla quale risultino gli introiti e ovviamente le spese. Per cui noi non possiamo avventurarci alla cieca in una situazione che poi alla fine, insomma, si può tradurre anche in un insuccesso. Vogliamo dare una mano, però la vogliamo dare vedendo effettivamente qual è la situazione reale, cioè quali sono stati i movimenti che sono stati effettuati in questi periodi. Perché, diciamolo francamente, del resto lo si anticipava poco fa, ci sono stati delle rimesse, cioè o meglio dei supporti da parte di Miccoli, di altri che sono subentrati qualche tempo fa, ma non molto lontano nel tempo. Così come c'è stata quella sponsorizzazione di Energas, criticabile, tutto quello che vogliamo, però comunque pare che ci sia stata. Un piccolo contributo da parte del Comune comunque c'è stato. È mancato però il contributo pieno, perché comunque la delibera, sì, è stata sospesa. Però il discorso, ecco, io adesso non voglio entrare nel merito, voglio dire, non voglio dire che quello che è stato dato è meno di sicuramente è meno di quello che occorreva, però ecco, il fatto di non aver approfittato della possibilità che altri potevano dare un contributo, mettendo, riferisco quello che hanno detto perché certamente non ho appurato io questa cosa, che appunto si mettessero i conti in chiaro e poi, diciamo, si dice a Manfredone, sul morto si canta la gloria, e lì si poteva vedere quello che effettivamente si poteva fare. Ora, giustamente come diceva Antonio, a questo punto ci vuole qualcuno che sintetizzi un po' il discorso, e in questo caso proprio Angelo Riccardi, che è il sindaco di Manfredonia e che nel passato, e non solo nel passato, anche nel presente, sta dimostrando attaccamento ai colori e poi a Manfredonia, perché diciamolo francamente, già dalla prima divisione e con la Serie D noi usciamo, noi facciamo promozione del nostro prodotto, che non è soltanto la squadra, ma anche la città, perché chi viene qui e vengono i tifosi da fuori si rendono conto che Manfredonia ha tantissime ricchezze da mettere in gioco. Per cui ecco, la squadra non è soltanto un esempio di sport e basta, ma è anche una promozione per la città. Per cui il sindaco a questo punto ha il dovere, ma lo farà senz'altro, il dovere di fare sintesi, cioè di chiamare gli addetti ai lavori e dire: signori, vediamo, stringiamoci, che cosa avete da dire, certo, che cosa potete dare. Il Manfredonia deve essere condotto alla fine del campionato, assolutissimamente, costi quel che costi, certo, a rischio di andare a fare questo casa per casa e a, certo, dire ai tifosi: signori, mettiamo 10 euro per ciascuno e cerchiamo di risolvere il problema. Però è evidente che il problema non lo possiamo risolvere se non conosciamo i dati del problema. E oggi quanto serve? Quanto è l'esposizione? Quanto ci vuole perché possiamo completare il campionato? Chiarezza. Antonio, i bilanci delle società sportive non sono mai
talvolta non sono neanche leggibili. Questa è una lamentela che spesso si fa proprio alla legislazione sportiva. E poi, per continuare il discorso che faceva Onorino, io credo che il sindaco abbia dei problemi anche in consiglio comunale, perché comunque c'è tanta gente che non apprezza quel contributo riconosciuto alla società sportiva, e sono stati gli stessi che hanno colto l'occasione per strumentalizzare la sponsorizzazione di Energas e per imporre in qualche modo la sospensione del contributo. Ma che credo sia la causa. Io ritengo che sì, posso capire il punto di vista altrui, c'è gente che non è appassionata del calcio e quindi ritiene che il contributo dato alla Manfredonia Calcio non sia dovuto, perché ci sono tanti altri sport, perché il calcio non è la cosa più importante della città. Però io sono un amante del calcio. E ritengo invece, giustamente, come ha evidenziato prima Onorino, che essendo, diciamo, la categoria, la Serie D, una categoria importante tra i dilettanti, perché poi si passa direttamente in prima divisione, questa squadra porti anche in giro per l'Italia, per le regioni che interessano il campionato, il girone H di Serie D, il buon nome della nostra città. Pertanto credo che, tant'è vero che poi dalla Serie D, quando siamo riusciti a passare in Serie C2 e poi C1, Manfredonia sia diventata famosa proprio. Abbiamo visto il Napoli a Manfredonia, abbiamo visto tante società professionistiche. C'era tantissima gente che veniva da San Marco in Lamis, da Monte Sant'Angelo, da Vieste. A vedersi la partita, lavoravano nei ristoranti, quindi c'era una visibilità maggiore di questa città a livello nazionale. Io credo che non si possa pensare al fatto che Manfredonia, così di buon grado, debba privarsi della squadra in Serie D perché non sia in grado, mi riferisco agli imprenditori, di prendere a cuore questa situazione e quindi di conferire degli apporti significativi, secondo chiaramente quello che poi vorranno conferire, e quindi evitare che questa società possa scomparire nel giro di qualche settimana, perché questo è un rischio paventato e che potrebbe in qualche modo concretizzarsi. E sono convinto sposo in pieno quello che ha detto prima Onorino, a questo punto il sindaco deve in qualche modo operare una sintesi, perché ha le capacità per poterlo fare, l'ascendente anche per poter chiamare a sé gli imprenditori di Manfredonia e quindi in qualche modo convincerli a dare quell'apporto che ci consentirà di portare a termine questo campionato. Se solo si pensa che a Cerignola stanno facendo di tutto, giocano il campionato di promozione, lo hanno stravinto con tantissime giornate di anticipo, l'anno prossimo disputeranno il campionato di eccellenza e per anni hanno tentato in tutti i modi di raggiungere la Serie D. Noi questa Serie D è già il terzo anno consecutivo che la facciamo, siamo riusciti con gli stessi problemi nei due anni precedenti a concludere il campionato, ci siamo divertiti, abbiamo fatto delle trasferte. Io francamente non riesco a capacitarmi del fatto che questa città possa in qualche modo privarsi di una squadra che comunque dà lustro alla città e che gioca il campionato di Serie D, perché fino a qualche tempo fa addirittura si pensava che con gli investimenti giusti e con una buona programmazione, visto e considerato che abbiamo degli under molto promettenti, non dico nell'immediato ma nel mediato e quindi nel giro di qualche anno, si poteva addirittura raggiungere anche di nuovo la prima divisione, e credo che il sindaco auspicasse questo ritorno. C'era un programma. Credo che il sindaco auspicasse il ritorno in prima divisione. Ripeto, il problema di Manfredonia è il personalismo. Cioè, a Manfredonia tutti quanti vogliono essere primi attori, protagonisti. Quindi non si ha un'idea di collaborazione, di consorziati, quindi sì, conferisco dei capitali, però voglio essere io il presidente, il vicepresidente, il direttore sportivo, tutto il resto.
Chiaro, questo è anche giusto, perché se io conferisco dei capitali significativi, è giusto quello che dice Onorino, che ha parlato con qualcuno, insomma, ha cercato di sondare un po' il terreno. Se conferisco dei capitali, voglio anche conoscere qual è la situazione del Manfredonia. Vi prego di fare più gli opinionisti che gli avvocati. No, cioè questo è giusto, però adesso come adesso, visto e considerato che qui si parla di società dilettantistiche, quindi non è facile avere dei bilanci certificati, perché lo sappiamo benissimo, i calciatori non questa sono è un'altra vecchia storia, ma di perché i calciatori non sono stipendiati, i calciatori... credo che neanche le società professionistiche hanno i bilanci certificati, perché c'è appunto comunque... in questa serie nelle società professionistiche sono stipendiati, hanno una busta paga regolare e tutto il resto, qui si parla di rimborsi spese, quindi è un campionato differente. Onorino, scusa, io volevo aggiungere soltanto una cosa a proposito del comune, dei consiglieri che non vedono di buon occhio certi investimenti o certi contributi e tutto il resto. Guardate, noi giusto per completare, da quest'anno tutte le società sportive pagano per potersi allenare nelle strutture di via Scaloria e di via Dante Alighieri, cosa che non era mai successa. Per dire che clima c'è anche in consiglio comunale. Entriamo in un altro alveo, per cui insomma il discorso poi diventa molto più esteso e quindi evitiamo. Voglio dire, molte volte, ecco, io ho fatto il consigliere comunale, sono stato presidente del consiglio comunale e ho avvertito ieri, come avverto ancora oggi, che c'è gente, scusate, fatemi dire una cosa, ci sono consiglieri che hanno il prosciutto agli occhi. Cioè, ma vi rendete conto di cosa voglia dire per Manfredonia una promozione? Mi spiego meglio. Esempio, molta gente ha criticato e molti consiglieri hanno criticato il carnevale d'Aulo, dicendo ma è possibile che dobbiamo spendere tanti soldi per il carnevale? Ma che ce ne importa del carnevale? Quattro chiacchiere morte e via discorrendo. Ma senza rendersi conto che il carnevale è stata ed è sarà l'occasione per promuovere Manfredonia città, le nostre ricchezze, delle quali noi non abbiamo conoscenza. Noi abbiamo veramente, non abbiamo da invidiare niente a nessuno, manco a Roma a momenti. Noi abbiamo l'anfiteatro, adesso si inaugura, si pondo la Basilica, San Leonardo, l'Ipogei Capparelli, abbiamo delle Ipogei Capparelli abbandonato, l'hanno inaugurato e nessuno ci va. Ma perché noi di queste ricchezze non abbiamo conoscenza? Ecco, vengono i tedeschi a visitare. Allora a questo punto voglio dire, questi consiglieri comunali che non vedono ad un palmo del loro naso, non si rendono conto che anche Manfredonia Calcio è una possibilità di promozione per il Manfredonia. Per cui il comune ha il dovere di intervenire, di partecipare. Così come lo dobbiamo fare noi, così come abbiamo noi il dovere di partecipare. Partecipa a Biceglie il comune, lo stesso contributo viene versato per Biceglie a Calcio, Monopoli e tante altre società. Quindi a questo tutti punto partecipa. Voglio capire, insomma è possibile che non riescono ad allargare la loro visuale, non riescono a capire che Manfredonia è che deve essere curata, Manfredonia è che deve essere promossa, non gli interessi personali. Questo è il problema grosso, che non si riesce ancora a capire. Il problema è, chiudo, non c'è amore per questa città. Esattamente. E così, con questo chiudiamo l'argomento, perché davvero è la sintesi migliore di quanto abbiamo detto in questi 15-20 minuti. Torniamo al calcio, torniamo a quello che ci piace trattare, torniamo alle imprese dei ragazzi, perché comunque... E questa è la mission della società sportiva, far divertire, dare lustro al paese, come dicevano Onorino e Antonio. Per cui vediamo cosa hanno combinato in casa della capolista i ragazzi di Mister Vadacca, perché davvero hanno dato una prestazione straordinaria, tutta cuore, tutta grinta, hanno portato via un punto preziosissimo e soprattutto un punto che subito dopo il match abbiamo detto che faceva molto morale, però adesso... probabilmente il morale è un po' sceso ai ragazzi, ma vediamoci il filmato di Virtus Francavilla Manfredonia. Veniamo alla partita, dopo 8 minuti si fa vedere proprio Mignogna su calcio di punizione. 21esimo, Masini per Montaldi, para Tarolli.
22esimo, occasionissima per il Francavilla. Biasson da solo davanti la porta, spara incredibilmente fuori. È una delle tante opportunità fallite dai padroni di casa in questo momento particolarissimo in zona realizzativa. 30esimo, azione personale di Mignogna, conclusione fuori misura. 31esimo, ancora Mignogna, ancora conclusione fuori. 32esimo, si fa vedere il Manfredonia sempre pericoloso sulle ripartenze. Tiro di De Rita, Albertazzi si salva così. Con il montaggio passiamo alla ripresa, piove sul bagnato in casa Virtus, si fa male anche Tundo, entra Scialpi, sarà negativa la sua prestazione. Fuori Pellegrino, dentro De Filippo per il Manfredonia, secondo minuto incredibile. Masini supera anche il portiere ma non riesce a trovare il gol neppure in questa circostanza, da rivedere la clamorosa occasione fallita dall'attaccante della Francavilla che non segna ormai da mesi. In questa azione la sintesi del momento della capolista. Terzo minuto, Mignogna, tentativo a giro, senza fortuna, il Manfredonia riparte, si fa vedere all'ottavo minuto, Albertazzi deve mettere il mantello da supereroe per disinnescare questo tiro a botta sicura. Decimo minuto, nuovamente Virtus, la gara adesso è piacevole, Masini, Montaldi, tiro telefonato. Entra Coccia, esce De Rita nel Manfredonia, quindicesimo, Mignogna, ancora Tarolli. 24esimo, si fa vedere nuovamente il Manfredonia, testa di Coccia fuori misura, la Francavilla è decisamente sbilanciato. 25esimo, Mignogna per Masini, arriva in ritardo l'attaccante argentino, passa un minuto. 26esimo, Masini si avvita, para Tarolli, nessuno poi trova il tapin nell'azione confusa in area di rigore. Bocciatura senza se senza ma per Scialpi, Calabro lo richiama, stava facendo troppa confusione in campo, entra De Giorgi, 5 attaccanti adesso per il Francavilla, mossa che non sortirà alcun effetto e addirittura il Manfredonia a sfiorare il vantaggio al minuto numero 39, Albertazzi si supera ancora sulla conclusione di La Porta. Antonio, una gara tutta cuore, tutta sacrificio e diciamo pure un pizzico di fortuna e non è mancato, però tutto sommato il risultato mi pare giusto, non premi eccessivamente il Manfredoni ma gli dia più o meno quello che ha meritato sul campo. Sì, credo che ci sia stato un equilibrio sostanziale tra le due squadre, un primo tempo di marca del Francavilla Fontana, mentre il secondo tempo credo che sia stato di marca Sipontina. Quello che è emerso dalle immagini è quello che ho potuto apprendere poi dalla lettura dei quotidiani. Anzi, addirittura il Manfredonia avrebbe potuto vincerla questa partita, poiché c'è stata una ghiotta occasione da parte di La Porta fallita tu per tu con il portiere, e poi si recrimina anche la mancata assegnazione di un calcio di rigore evidente per un fallo di mano in aria sul tiro di Bozzi, se non erro, quindi laddove l'arbitro probabilmente, non essendo ben posizionato, non ha visto bene, ha lasciato correre. Quindi alla luce di quanto detto, credo che il risultato sia stato il pareggio sia stato il risultato più giusto. Però detto questo, avevamo preventivato la possibilità che il Manfredonia potesse tornare da Francavilla con un pareggio, perché anche alla luce del fatto che anche altre squadre meno blasonate rispetto al Manfredonia erano riuscite a strappare un pareggio sul campo del Francavilla, approfittando del fatto che non era questo il momento di massima forma per questa squadra. E tra l'altro con il Manfredonia era rimaneggiata anche di 4 elementi importanti. Quindi avevamo già dato prova nella partita casalinga di essere riusciti a mettere in difficoltà il Francavilla. Chi più di mister Vadacca conosce Calabro, avendoci giocato insieme, e mi aspettavo francamente che il Manfredonia facesse una partita sorniona, come poi in effetti è accaduto, e quindi che tornasse da Francavilla con un pareggio,
apprezzabilissimo, perché ci ha consentiti di guadagnare un punto su un campo difficile e di rilanciarci in qualche modo verso la corsa per la salvezza. Quindi questo farà ben intendere anche agli avversari che affronteremo che questa squadra è tonica e viva, al di là delle ultime purtroppo notizie di cui abbiamo parlato. Credo che i calciatori del Manfredonia siano tosti, quindi abbiamo profuso un massimo dell'impegno su questo terreno di gioco difficile, quindi siamo tornati con un pareggio che ci lascia ben sperare per il proseguo del campionato. Onorino, è buffo vedere i gol che sbagliano sia Biason che Masini. È un po' questo il problema della Virtus, soprattutto in casa, i problemi di concretizzazione, i problemi di finalizzazione, secondo te? Anche perché il Brindisi ha il terzo pareggio consecutivo in casa, e non pareggio. Con Serpentara, Pomigliano e Manfredonia. Ma non lo so, qualche volta sembra quasi, io farei benedire il campo. Perché insomma, quintale di sale. Ma non so, infatti ci farei, lo spargerei di sale, perché abbiamo visto, no, diverse occasioni, Mignogna particolarmente, no, tirato tantissimo, ma sbagliato tantissimo, ma sbagliato di grosso. Cioè i tiri che andavano a metri e metri lontano dalla porta. Quindi due sono le cose, o si fa aggiustare il piede, oppure, non lo so, comunque il sale ci vuole. A Dani Bonconto molte volte subentra una sorta di, non dico di pregiudizio, però la mala sorte si mette. Il collega Caianello ha parlato di ansia da prestazione, paura di vincere, paura paura di condizionamento psicologico punto, in ogni caso. A quel punto, ecco, l'ansia di andare in rete, l'ansia di non ti lascia tranquillo. E infatti, tu sai molto bene, hai giocato, quando un bravo allenatore dice ai ragazzi, anche in situazioni drammatiche, in situazioni di crisi, state calmi, ci sono ancora 80 minuti, 30 minuti, 20 minuti di gioco, per cui fate la vostra partita, cioè non vi fate sospingere dall'accanimento, dall'ansia di arrivare in rete. E io penso che sia questo il neo della squadra, perché tra l'altro quando hai pareggiato la prima volta, hai pareggiato la seconda, ancora di più aumenta l'ansia e questa voglia di andare in rete. E no, questa cosa ovviamente non ti lascia lucido e allora sbagli come ha sbagliato Mignogna. Per cui io alla squadra oggettivamente non darei nessuna responsabilità, oppure né tantomeno la declassificherei, perché effettivamente l'abbiamo visto a Manfredonia. Noi abbiamo vinto 2-0, ti ricorderai, certo. Perché abbiamo saputo impostare la squadra, abbiamo saputo non sbagliare e quindi concretizzare col risultato finale. Ma la squadra è un'ottima squadra, per cui oggi come oggi non credo che a 7 giornate dal termine la possiamo deprezzare, per cui è un momentaccio che devono superare. Alla prima vittoria poi via. E il mister non si discute ovviamente. Ci fermiamo un attimo per qualche spazio pubblicitario, ma non ci lasciate perché poi dobbiamo parlare del quadro completo della 27ª giornata, dare la classifica. Vi faremo vedere una classifica particolare che mostra praticamente come è cambiato il trend delle squadre da gennaio in poi, quindi tanto ancora da dirvi, non ci lasciate. Hai bisogno di lavorazioni di ferro battuto per cancelli, recinzioni e serramenti? Sergio Faccio Russo. Il nome è l'officina giusta per non avere rimpianti. Precisione e competenze le puoi trovare a Manfredonia. Telefono 338 8962 300. Problemi all'impianto del gas? Al camino? Alla stufa a pellet? Al condizionatore? Salvatore De Michele, la soluzione sicura e tempestiva. Recati presso la sede in via Aldo Moro 39 a Manfredonia o chiamalo al 368 34 32 022 anche per la verifica all'impianto
prevista dal regolamento comunale. L'arredamento classico e moderno, sempre di altissima qualità. I migliori marchi sono a Manfredonia da Arredamenti Baldassarre, da 35 anni sinonimo di cortesia e di competenza, in via Giuseppe Di Vittorio 167 e Corso Manfredi 161 a Manfredonia. La frutta 5 stelle la trovi solo da Saverio e Michele Totaro, in via delle Antiche Mura 273 a Manfredonia. Da sempre frutta di altissima qualità, scelta dall'attenta famiglia Ianima Bell. Un nome, una garanzia. La grafica, la cartellonistica, le stampe, tutto quanto serve ad impreziosire il tuo marchio, te lo realizza Wolf Pubblicità. Andrea inventa sempre la soluzione migliore per valorizzare la tua attività. Vieni a trovarci in Viale Miramare 30 a Manfredonia. La serietà, la puntualità e la competenza. Elvio Colletta, agente procuratore di Unipol SAI. Assicurazioni a Manfredonia, in via Santa Restituta 1. Recapiti telefonici direttamente allo 0884 583923 e 349 403120. Elvio Colletta, il tuo. E rientriamo con la 19esima puntata di Parlando di Sport per raccontarvi e per dirvi tutto quanto è successo nella 27esima giornata. Partiamo con la slide che si occupa di darci i risultati di questa giornata, di questa importantissima giornata, perché come vediamo c'è stata la vittoria in trasferta in casa dell'Aprilia per 2-0 del Marcianise, ha vinto il Picerno per 3-1 sul Biceglie, 1-1 fra Gallipoli e Potenza. Isola Liri Pomigliano è finita 1-2 per i campani. Nardò Taranto è finito 0-0, Sansevero Serpentara 1-3, e questo possiamo dirlo subito, è costata la panchina a Severo De Felice, un allenatore che comunque apprezziamo e che crediamo non c'entri niente con la crisi attuale che ha colpito il Sansevero da qualche settimana. Torre Cuso Fondi è finita 1-1, Turris Virtus Francavilla 3-0 con la Virtus che davvero ha fatto una partita capolavoro a Torre del Greco. E poi, come abbiamo detto, Virtus Francavilla Manfredonia 0-0. Adesso vediamo la classifica che scaturisce da questi risultati. Il Francavilla ancora saldamente in testa a 53 punti, 51 Nardò, 49 Taranto e poi 47 Francavilla Insinni. Si allontana ancora un Fondi disastroso da gennaio, adesso lo vedremo in maniera più approfondita. Pomigliano a 40, Biceglie a 38 con il Potenza, 36 Marcianise, 35 Torre Cuso, Turris Manfredonia, Sansevero e Isola Liri 33, e queste sono le prime posizioni play-out. A seguire poi Serpentara a 30 punti, 22 Aprilia, 22 anche AZ Picerno che ha agguantato la terz'ultima posizione e quindi al momento non evita ancora la retrocessione diretta, però davvero ha raggiunto l'Aprilia, che è un risultato importante. E poi Gallipoli a 18 punti. Dalla classifica si vede che al momento si farebbe un solo play-out, quello tra Isola Liri e Aprilia, non si farebbe invece il play-out fra l'Aprilia, no, si farebbe, ecco, grazie alla regia per la classifica, per dirvi che non si farebbe il play-out fra Sansevero e Aprilia perché ci sono 11 punti di differenza, quindi ne bastano 8, pertanto non si fa il play-out, mentre si farebbe quello fra Serpentara e Isola Liri. Detto questo, Antonio, ti aspettavi il pari di Nardò 0-0? Noi che pronostico avevamo fatto? Questo io non me lo ricordo, però se non sbaglio... La partita era Nardò, scusami. Nardò-Taranto, è finito 0-0, e col Nardò che ha avuto, sì, anche la possibilità... faccio mente locale, sì, allora... Rigore sbagliato da Vicedomini. Sì, che questa non fosse una partita semplice era scontato, perché...
Antonio, più in proiezione, questo risultato a chi giova? A nessuno probabilmente, perché comunque non hanno neanche approfittato del passo falso della Virtus in casa. Beh, il Taranto, se voleva accorciare le distanze rispetto alla Virtus, avrebbe dovuto vincere, ma io la partita l'ho vista quasi interamente sul canale 100, l'hanno data in diretta e devo dire che è stata una partita molto ma molto equilibrata, anche se diciamo il Nardò ha avuto qualche occasione in più rispetto al Taranto, poteva tranquillamente passare in vantaggio con l'assegnazione del calcio di rigore che Vice Domini credo abbia, permettimi, volontariamente calciato oltre la traversa. È un ex Taranto, quindi io francamente ritiro, perché non vorrei espormi a qualche querela. Nardò in superiorità numerica pure per quasi però, tutto il secondo cioè, tempo. A me ha dato questa impressione, devo dire la verità. Poi tutto può succedere, sono stati sbagliati anche dei calci di rigore da Baggio e Baresi. Baggio, grandissimo rigorista, ha tirato fuori. E quindi tutto può succedere. Evidentemente Vice Domini, quando gli è stato detto di calciare, probabilmente non era concentrato e quindi ha tirato fuori. Però poi il Taranto è rimasto anche in 10 perché ha subito un'espulsione. Intanto il mister Cazzaro è corso ai ripari, ha fatto una sostituzione importante, quindi è riuscito a contenere le velleità del Nardò, e quindi il pareggio sostanzialmente è stato giusto. E il Taranto, per fortuna, la Virtus poi ha pareggiato con il Manfredonia, pertanto la classifica è rimasta pressoché invariata. Io invito la regia a mandare una raccolta di gol, ci sono i gol più belli, eccola qua, che parte proprio con i gol di Picerno. Ecco. Il 3-1 di Picerno. Beh, sicuramente il Picerno è una squadra, oramai lo sappiamo, non è più la squadra di inizio campionato, sta facendo di tutto per tirarsi fuori dalle sabbie mobili, e quindi per evitare la retrocessione diretta, quindi per giocarsi per quantomeno il play-out. Quindi è una squadra temibile, lo sta dimostrando tutti i terreni di gioco. Questo è il gol di Pisani. Mi aspettavo che il Biceglie perdesse contro il Picerno. E d'altronde, se non fai punti in casa, poi è chiaro che diventa difficile. Questo è il capolavoro di Francavilla Solsini. Bellissima soprattutto la seconda rete, questa qui. Che adesso mandare il gol di Fanelli. Ecco, questo tiro al volo, veramente spettacolare. Francavilla Insigne oramai gioca in scioltezza, senza... Dopo la batosta in casa con l'altro Virtus, Antonio, comunque si sono ripresi presto, bisogna dire, ragazzi. Sì, si sono ripresi presto, giocano tranquillamente, si giocano per divertirsi, quindi... è prevedibile che poi alternino risultati positivi a sconfitte, tanto loro giocano oramai, hanno acquisito una posizione tranquilla, sono tranquillamente in zona playoff, non credo che possa essere insidiata questa loro posizione in classifica, e quindi può succedere che poi alternino prestazioni ottimali a prestazioni un po' del... Con Recluso Fondi, Onorino, c'è stato il gol di Mario Terraciano, un ex di uno che è stato a Manfredonia, e poi soltanto al 48esimo, proprio a tempo ormai scaduto, all'Eruzzo ha pareggiato. Noi da qualche settimana, Onorino, stiamo dicendo che il Fondi rischia addirittura i playoff, perché è vero che ad insidiarla non sarà il Biceglie, però... c'è un Potenza che sta trovando convinzione, sta trovando bellissime queste immagini dal basso. Credo che sia stata una GoPro a produrle. Onorino, c'è questo rischio per il Fondi? Certamente, perché al momento... Al momento ci sono 5 punti tra... Io non credo molto al Pomigliano che sta a 3 punti. Io credo molto di più al Potenza, che comunque ha più... Sì, convinzioni in questo è senso. È un momento forse di deconcentrazione, perché poi capita nel corso del campionato che ci sia una pausa, voglio dire, non può essere condotto in maniera diciamo unilaterale, o meglio in maniera continua, senza avere nessun tipo di pausa, di defezione. Il discorso può essere il cambio anche del mister non ha sortito nessun effetto. Aver mandato via Pokeshi assolutamente niente, quindi non è questo il punto. Il punto è proprio il fatto che
sarà proprio una pausa che... E poi il fatto di essere tranquilli in un certo qual senso porta al risultato contrario, cioè tanto ce la facciamo e via. Invece bisogna rimanere sempre sugli scudi. Nel fatto del Pomigliano si diceva qualcuno che pensare male non è fatto bene, ma qualche volta ci si azzecca. Il problema è che certi risultati sinceramente non mi lasciano tranquillo, perché quelle squadre che ormai non hanno più niente da chiedere al campionato, né in negativo né in positivo, si lasciano prendere la mano e quindi aiutano qualche, voglio dire, non voglio essere cattivo e pensare a male, però insomma particolarmente in questa fase del campionato questi fenomeni si avvertono, per cui bisogna stare un po' attenti. Invece chi ci tiene e pensa, si illude di poter raggiungere il risultato della vigilia, chiaramente si impone e lotta ancora di più. Ma io sto pensando, ma tu ti rendi conto, Antonio, che il Manfredonia, dici, ma tu sempre lì, ma noi dalla zona playoff abbiamo solo 8 punti. Vuol dire che... 8 punti in 7 partite... No, ovviamente adesso no, però ecco, se nel corso del campionato non avessimo perso punti proprio da buttati via, saremmo veramente a lottare. Poi, considerato che il campionato non ci sono squadre stravincenti, squadre che t'ammazzano, c'è possibilità. Il fatto stesso che noi siamo andati a pareggiare a Francavilla vuol dire che avevamo tutte le possibilità per... E fa ancora più male pensare che abbiamo battuto tutte le prime, Taranto escluso. Pensiamo soltanto a salvarci, che Dio ce la mandi un po'. Dimmi, Antonio. No, consentimi, mi volevo ricollegare al discorso degli 8 punti. Invece faccio un'altra riflessione. Cioè, questi calciatori, che oramai è un dato di fatto notorio, non percepiscono gli stipendi dal 31 ottobre. Ma questa è una notizia. Vabbè, è una notizia, comunque è così. Cioè, spero di poter essere smentito, però non ci si deve vergognare a dirlo. Se non ci sono le possibilità, l'ultimo stipendio pare che sia stato corrisposto il 31 ottobre. Non diciamo nulla di male. Io credo che se i fatti stanno come si dice, insomma, se questi calciatori avessero ottenuto regolarmente il pagamento dei loro stipendi, io credo che l'impegno profuso probabilmente sarebbe stato anche maggiore rispetto, perché a volte... Beh, forse sarebbe stata più serenità sicuramente. Certo che sì, perché comunque non è che è direttamente proporzionale, però è chiaro che se un calciatore, perché tanti poi hanno delle necessità, c'è qualcuno che ha famiglia e tutto il resto, chiaro che incide il fatto di non ottenere il pagamento della retribuzione, può incidere sull'aspetto psicologico del calciatore. Quindi era una battuta che si faceva anche in giro. Chiaramente, se questi fossero stati pagati regolarmente, probabilmente avremmo avuto anche qualche punticino in più a quest'ora. Chi vince il campionato? Macri, il presidente della Virtus, ha detto che loro non molleranno, però ha detto che il Taranto ha un calendario assolutamente più facile del nostro. Guardando il calendario, di diverso c'è soltanto che Nardò e Virtus affronteranno tutti e due il Fondi. Però il Taranto, cioè il Francavilla Fontana in trasferta l'ultima giornata, deve andare a Marcianise e poi deve andare a Gallipoli. Onorino, secondo te sono più o meno alla pari o c'è qualche vantaggio nel calendario di una rispetto alle altre? Secondo me la fine del campionato, voglio dire le ultime partite, non possono essere interpretate, voglio dire non è facile, qui non si può dire 2 più 2 fanno 4, perché appunto c'è una sorta di irrazionalità, se vogliamo, voglio dire la logica qui non funziona, certo. Perché ci sono tanti fattori che poi intervengono e condizionano ovviamente le varie partite. E allora c'è chi si deve difendere per non retrocedere, chi invece deve lottare per, poi ci sono anche gli inconvenienti delle sorprese, quindi assolutamente non è facile dire oggi, fare una previsione logica, però è evidente che il Taranto è in forte ascesa
e ha veramente le credenziali per poter insidiare un Francavilla che invece sta perdendo colpi. Per cui questo potrebbe essere un vantaggio per la squadra pugliese. Speriamo che sia così. Antonio, il suo parere? Sono dello stesso avviso di Onorino. Taranto è l'avversario più pericoloso della Virtus. Sì, no, io sono convinto che il Taranto vincerà il campionato, anche perché credo che alla prossima, che la Virtus dovrà affrontare il Fondi fuori casa, la Virtus perderà sul campo del Fondi. Io ne sono più che convinto di questo. E credo di non essermi mai sbagliato sui pronostici. Non è una presunzione, ma sarà difficile per la Virtus passare sul campo del Fondi. Anche perché poi il Fondi, a questo punto della stagione, che ha alle costole il Potenza, non ha nulla da perdere, a parte che ha l'organico, probabilmente dopo il Taranto, ha l'organico, forse anche più del Taranto, l'organico più importante dal punto di vista tecnico, anche se la Virtus è la squadra che ha fatto più punti in trasferta, Antonio? Sì, è vero che ha fatto più punti in trasferta, però adesso però siamo... è pure vero che il Fondi ha in casa uno delle è temibile dei punti in casa. Di forza. In casa è temibile, ma a questo punto della stagione, dove il Fondi ha disatteso le aspettative dei propri tifosi, essendo stato allestito con un organico di primo ordine, consideriamo che hanno il capo cannoniere del girone H, ma forse di tutti i gironi della Serie D, non credo che ci sia un altro calciatore che ha segnato più gol di Meloni. Poi c'è D'Agostino e tanti altri calciatori importanti. A questo punto della stagione il Fondi credo che non abbia più nulla da perdere, pertanto l'unica cosa che gli è rimasta è quella di onorare il campionato, almeno tra le mura domestiche, quindi dare delle belle soddisfazioni ai propri tifosi. Quindi il campionato è in discesa per il Taranto, se consideriamo che dovrà affrontare l'Aprilia, che è matematicamente quasi retrocessa. Manca poco alla matematica, sì, retrocessione. È messa abbastanza male. Sì. Il Potenza e il Serpentara possono creargli qualche problema, però li affronteranno in casa. E quindi, se domenica l'altra la Virtus dovesse perdere e il Nardò ha una gara difficile contro il Potenza, e il Taranto si porterebbe a un punto dalla Virtus. Si potrebbe riaprire tutto davvero. Tutto si potrebbe riaprire. Io voglio invitarvi a fare una riflessione su una classifica che ho trovato sulla rete e che invito la regia a mandare in video, in cui si vede praticamente quello che è successo da gennaio ad oggi. E si vede una classifica diversa tutto sommato, perché comunque in testa c'è il Nardò a 21 punti, 20 punti il Taranto, guardate che girone di ritorno ha fatto il Marcianise, terzo addirittura Serpentara, Picerno, e invece dall'altra parte bisogna segnalare il disastro del San Severo, soltanto 7 punti dalla 18esima in queste 9 giornate, il disastro del Gallipoli, è ultimo in effetti. Ticci, che considerazioni faresti, Onorino, su questa classifica? Davvero a Natale è cambiato qualcosa per qualcuno? Qualcuno ha fatto bene sul mercato di riparazione? Sì, qualcuno si è rinforzato ed evidentemente oggi ne trae gli utili. Però il girone di ritorno ha tutta una storia a sé. In effetti c'è chi comincia a crederci per davvero e allora è evidente che si impone di più e quindi lavora di più, e c'è chi invece magari si assopisce e poi trova, però ecco la cosa che poi ci sono anche gli infortuni che spesso condizionano, ci sono tante cose, perché possiamo dirlo, non è niente aritmetico, diciamo, San Severo ha pagato tanti fattori che poi possono influenzare, però anche il Manfredoni ha avuto i suoi bei problemi di infortuni, sì, infatti, perché infortuni, e meno male, grazie alla serietà dei ragazzi noi siamo andati avanti, e non credo a quello che dice, è una supposizione quello che dice Antonio a proposito dello stipendio, se avessero avuto lo stipendio vai, allora dovremmo pensare un po' a male, dovremmo dire che hanno cercato altri rimedi, e io non li ammetto assolutamente, perché sì, vai. I ragazzi sono veramente... Chi ha giocato dice che comunque sul campo non ti ricordi di queste cose. La serietà, se è vero che effettivamente non percepiscono stipendi dal 31 ottobre e se hanno dato tutto quello che hanno dato fino ad oggi,
questo smentisce assolutamente una ipotesi del genere. Però questo girone di ritorno indubbiamente sta mostrando una faccia, un volto diverso. E a proposito del Taranto, non sottaciamo che il Taranto ha 4 partite in casa e 3 fuori, le 4 in casa, insomma, abbordabile, assolutamente in casa abbordabile. Sappiamo che cosa vuol dire, mentre la Virtus ne ha 4 fuori e 3 in casa, e poi col Fondi, col Bicelli, col Torrecuso, Turris, insomma, non so se... Ha ragione Macri alla fine, sì. Il calendario è pro Taranto. Vedremo, molti pareri stanno convergendo verso Taranto, ma vedremo se... Io dico che Calabro terrà fino alla fine, non sono d'accordo che perderà a Fondi, Antonio, però vedremo. Perché comunque al di là di tutto, nell'arco di tutta la stagione, chi merita di più finora è stata la Virtus, questo lo possiamo sicuramente dire senza temere smentite. Adesso andiamo a vedere... No, invece adesso parliamo ancora di retrocessione, potremmo parlare di quello che sta accadendo in fondo alla classifica, perché c'è un Picerno che abbiamo visto dalla classifica, sarebbe tra le prime se il campionato fosse cominciato a gennaio, ma stanno facendo bene anche Potenza, che è sparito da queste zone. Secondo me chi rischia tanto è Aprilia. Aprilia è destinato a retrocedere direttamente, sei d'accordo Antonio? Sì, no, l'avevo detto che l'Aprilia probabilmente retrociderà. Aprilia e Gallipoli, ma secondo me sono spacciate. Sono spacciate, evidenti dalla posizione che attualmente occupano in classifica, che le loro chance sono ridotte al lumicino, ovviamente. Peraltro l'Aprilia ha una gara difficile adesso contro fra 15 giorni con il Taranto, dove difficilmente riuscirà... Non ha scampo sulla carta. Almeno sulla carta non ha scampo, cioè è chiaro che il Taranto dopo il pareggio con il Nardò sa benissimo che per alimentare le proprie speranze dovrà necessariamente vincerle tutte, almeno tra le mura domestiche. E poi il proprio cammino non è particolarmente difficoltoso. Antonino, chi vedi la Briglia e il Picerno, se vediamo quello che sta succedendo adesso, stiamo vedendo un Picerno che si sta muovendo molto bene e sta conseguendo risultati notevoli, cosa che invece la Briglia non sta facendo. No. Sì, per cui da questo punto problema. Di vista propendo appunto per la salvezza del Picerno. Certamente che cioè sì. Salvezza nel senso che play out. Entrare nei play-out. Sì, certo. Ma questo è l'obiettivo poi in effetti. Il problema del Picerno è la distanza di punti dalla tredicesima, questo è il problema. Fare in modo che si possa fare almeno il payout. Adesso questo è l'obiettivo, il prossimo obiettivo del Picerno. Onorino, chi vedi meno preparato mentalmente a lottare per retrocedere? Cioè, voglio dire, la Turris non la vedo mentalmente pronta. Pomigliano pure lo vedo. No, Pomigliano adesso è fuori. Però la Turris, Torrecuso, Marcianise sono partiti con altri obiettivi. Potrebbero avere questa difficoltà psicologica ad affrontare questa fase della stagione e lottare per non retrocedere? Il fatto di vedere gli avversari dall'alto è un fatto positivo, perché in effetti, anche se nel ciclismo chi sta dietro è avvantaggiato. È avvantaggiato. Riesce a... Però, insomma... Il fatto di rischiare molto evidentemente sarà una giusta molla perché queste squadre si tirino fuori dai play-out, per cui non voglio dire che la classifica bassa è più o meno consolidata, ma la chiuderanno meno, così secondo te? Non più o meno resterà. Cerbone che rimpiazza De Felice non darà nulla di più a questo San Severo. Sansevero... Anche perché nel frattempo dovrebbe recuperare qualche infortunio, dovrebbe rientrare Pollidori, dovrebbe rientrare Di Senso. Sinceramente questa defiance del Sansevero di questi ultimi tempi mi fa spavento, perché fino a qualche tempo fa addirittura si parlava di playoff, molto in forza, e ci ha superato notevolmente, stava di diversi punti staccato da Manfredoni. Adesso pare quasi che si sia seduta per ragioni che insomma può darsi pure che riusciamo a capire. Però San Severo è una piazza molto forte, voglio dire, ha dei bravi e dei buoni sostegni, per cui una sorta di
reazione secondo me l'avrà e cercherà di tirarsi fuori da questa zona. Ce l'auguriamo, ce l'auguriamo.